Rifacciamo la c***a. Ma buongiorno! Ora la vera domanda è: che cosa faremo oggi? Oggi, signori, è il grande giorno. È un giorno che aspettavo da 5 anni e è arrivato. È arrivato. Ok. Ok, abbiamo fatto un piccolo check. Dovrei aver tutto. Che Dio ce la mandi buona. Spero anche che non piova, perché sinceramente. E niente, vabbè, ci vediamo magari dopo. Ciao. Allora, quello che è fatto, è stato fatto. Sono fatto. No, scherzo. Stiamo tornando, sto tornando. Stiamo perché siamo in tre con il furgone. In ogni caso, adesso siamo quasi arrivati. 5 minuti siamo a casa. Tutto benissimo, ho fatto tutto. Che vorrei provarla, vorrei portarlo fuori a fargli due riprese, ma già. In teoria domani è bello. Potremmo pensare di fare qualche foto, qualche video, sperando sempre che il tempo ce la mandi buona. Piccolo unboxing. Ok, si è già aperto tutto. I tizi di Will Up, un po' scorbutici. Però mi hanno dato quello che volevo, quindi grazie. Cazzo, si togli. Ok, questa è la mascherina. Ok, mascherina si inserisce. Non mi sa. Ah, vanno tolti i cani? Madonna santa, che cazzo è? Si innesta la mascherina. Oh, è magnetica. Inseriamo il casco. Mi raccomando, il casco stretto, ok? Non fa niente se è un pochino. No, no, è un problema se è un pochino largo, perché inizia a ballare, ok? Se voi cadete, ballate tutti. Bello però, mi piace, bello opaco, nero, questo non serve a nulla. Buongiorno. Ci sono da dire un paio di cose. No, è lercia, non c'è un cazzo. È completamente sporca, quindi non so come lavare una moto, sinceramente. Quindi la laverò in modo ignorante. Procederei a levare sta cosa, perché me ne frega un c***o, è inutile che la lavo. Scusa Andrea, se stai guardando questo video, ma non ci siamo. Non ci siamo. Io non so chi ha progettato questa cosa, ma è da rinchiudere. È stato un parto, vi giuro che è stato un parto. Che qui c'è un segno abbastanza brutto. O cambierò il vetrino, oppure sistemerò un attimo questo qui. Va completamente pulito e verniciato. E se lo vorrò rimettere, passerà un anno, perché non c'ho voglia di bestemmiare come ho fatto oggi. Moto pulita, dobbiamo aspettare che si asciughi. Ci sono delle piccole imperfezioni estetiche. Ora vi faccio vedere un po' la moto. Allora, non vi ho parlato un po' della moto. È uno Husqvarna Svartpilen 401. Non è un 400, o meglio, è un 400, però in realtà è un 379 cc di cilindrata, se non erro, con 44 cavalli. Piccola parentesi, proprio piccola. Il 2020 ne ha 43. Questa qui è del 2019. Pesa secco, se non ricordo male, 140 kg. È fantastica. Io sono alto 1,80 m.
ci sto molto bene sopra, ho davvero un'aderenza con le gambe che fin da subito mi è piaciuto un sacco. I freni sono by Bre, se non erro sono indiani, sono comunque una diciamo sottomarca della Brembo. Display fantastico, davvero ha tutto quello che ti serve sapere. Giusto, i comandi sono retro illuminati, sono una cosa davvero figa da vedere. Infatti adesso magari vi metterò qualche clip. Scarico non l'ho messo io chiaramente, l'ha messo il vecchio proprietario, che io ho preso la moto usata. Le Ovinse, molto figo, molto, suona davvero bene. La moto è in buone condizioni, ci sono davvero un paio di cose che mi fanno un po' girare le palle, però col tempo si possono sistemare. Il faro, faro a LED, fighissimo, con questa ring light spaventosa, chiaramente omologata per due. Ci sono le pedane, abbiamo comunque forcelle VP a steli rovesciati. Il mono, non mi ricordo di che marca sia, penso anche quello VP, non lo so, che però si può regolare da quanto ho capito, leggermente, però niente di chissà che cosa. In ogni caso a me la moto piace davvero tanto, quindi io ve la consiglio, soprattutto se dovete iniziare a guidare. Secondo me questa qui è la scelta migliore, oltre al 390, perché alla fine sono lo stesso motore. E vi faccio sentire anche un po' come gira. Maronna, voglio. Penso che questo video possa essere tutto, vi do un bacione e ci vediamo, penso al prossimo motovlog, non ne ho idea, ciao.